La foresta atlantica del Brasile può competere per la sua bellezza con qualsiasi posto della Terra. Nonostante l'invadenza della civilizzazione, una folta schiera di animali e piante vive qui. Vi sono migliaia di specie che non si trovano in alcuna altra zona della Terra. Tra tutti gli animali che abitano questa foresta, nessuno esercita più fascino delle scimmie. Dagli uistiti, le più piccole scimmie esistenti, al burichi, la scimmia più grossa del Nuovo Mondo, la foresta atlantica è un paradiso per i primati. Ma si tratta di un paradiso fragile e molti dei suoi abitanti sono attualmente in via di estinzione. Nel corso degli ultimi 400 anni la foresta atlantica si è ristretta fino a non essere che una frazione della superficie precedente. Nessuna zona del Sud America è stata un tempo così ricca di meraviglie e nessuna è stata più abusata. Nei frammenti di foresta rimasti intatti permane ancora un mondo speciale, una testimonianza di ciò che esisteva e un ammonimento su ciò che ancora può andare perduto. È mattino in una vallata di montagna a nord di Rio de Janeiro. Un gruppo di murichi intraprende la routine giornaliera. Allo stato libero sono tanto paurosi che gli stessi cacciatori indigeni riescono difficilmente a vederli. Il murichi, o scimmia ragno-lanosa, è uno dei primati più rari e si trova esclusivamente in quest'angolo del Brasile. Lo si vede di rado e ancor più di rado lo si può fotografare. Resiste solamente qui e in alcune altre aree protette nella foresta atlantica. Benché attualmente siano sopravvissute solo più alcune centinaia di queste grosse scimmie, qui almeno restano padrone indiscusse del loro territorio. Perfettamente adattate al loro habitat, si muovono con stupefacente agilità e velocità. Pochi altri primati sono in grado di muoversi in questo modo e di camminare anche a quattro zampe. È settembre, l'inizio della primavera in Brasile. Un piccolo di murichi, nato qualche mese fa, ha appena cominciato a scoprire il suo mondo. La madre terrà accanto a sé il piccolo fino a quando sarà in grado di sbizzarrirsi senza sorveglianza tra le chiome degli alberi. In primavera i murichi si nutrono dei teneri germogli sulle cime degli alberi. Ma la loro alimentazione è varia e la ricerca dei cibi preferiti mantiene il gruppo in movimento. Durante gli spostamenti tengono vivi i contatti nel gruppo con richiami simili a nitriti. Foglie di vario genere costituiscono una gran parte della dieta dei murichi. Pur trattandosi di cibo a basso contenuto energetico, è una risorsa che la foresta offre in abbondanza. Mentre la madre mangia, il piccolo murichi fa i primi timidi tentativi di procurarsi del cibo da solo.
Le mani uncinate e le braccia sottili sono loro utili quando mangiano. Ma uno strumento ancora più pratico è costituito dalla robusta coda prensile. Grazie a questa caratteristica che si riscontra soltanto tra le scimmie del Nuovo Mondo, il murichi può tenere liberi sia le mani sia i piedi. La coda, saldamente avvolta intorno a un ramo, può essere considerata come una specie di quinta mano. Il murichi divide il suo mondo sulle chiome degli alberi con un altro specialista nel mangiar foglie, il bradipo tridattilo. È rigorosamente vegetariano e nutre una preferenza per le giovani foglie verdi. Un altro abitante delle cime degli alberi è il coindù dalla coda prensile, una specie dal manto di pelliccia con una coda che, come quella del murichi, gli consente di vivere sopra il livello del suolo. Il verso della scimmia urlatrice bruna è ingannevole. Infatti essa si sottomette volontariamente ai murichi quando le scimmie più grandi sono intente a mangiare. Benché sia raro che i murichi ricorrano a minacce o ad atteggiamenti aggressivi, la scimmia urlatrice attende pazientemente che la via sia libera. Come i murichi, le scimmie urlatrici vivono esclusivamente nella foresta atlantica brasiliana. Per effetto della caccia di frodo e della distruzione dell'habitat, anch'esse rischiano l'estinzione. Le scimmie urlatrici portano con sé i piccoli appena nati. Le sommità degli alberi offrono nuove possibilità di apprendere e di sviluppare capacità motorie. Come il murichi, anche la scimmia urlatrice è dotata di una coda prensile, una sorta di quinta mano utile sia quando l'animale mangia, sia quando si sposta. Fiori di numerose varietà arricchiscono la dieta dei murichi. Mentre mangiano i fiori, può capitare che i murichi raccolgano dei granelli di polline, che poi diffondono da albero a albero. In questo modo contribuiscono alla propagazione delle stesse piante, da cui dipende la loro esistenza. Nella tarda mattinata, sazi di foglie, i murichi sospendono il pasto. A mezzogiorno le rauche voci della foresta tacciono e nella quiete molti degli animali selvatici, inclusi i murichi, si concedono un riposo. Mentre le scimmie sonnecchiano, degli speciali batteri si mettono silenziosamente al lavoro nel loro apparato digestivo, scindendo la massa di verdure che hanno ingurgitato nella mattinata. Il processo non si può svolgere affrettatamente e perciò i murichi trascorrono oltre la metà delle ore diurne riposando. La stessa cosa fanno le scimmie urlatrici. Soltanto i piccoli sembrano considerare il periodo di riposo una spiacevole interruzione delle avventure della giornata.
Nel primo pomeriggio, riposati e nuovamente affamati, i murichi riprendono la ricerca del cibo. La loro meta è un albero carico di frutti, al di là di una scoscesa vallata montana. Per il giovane l'attraversamento è facile. L'adulto più pesante e meno agile preferisce andar cauto. La pericolosa traversata richiede fortuna e abilità, e nell'affrontare la sfida ogni murichi adotta il suo stile peculiare. Un gruppo di scimmie urlatrici banchetta con i frutti ambiti dai murichi. I murichi non hanno bisogno di compiere un atto di forza per stabilire i loro diritti. Infatti, appena arrivano, le scimmie urlatrici si allontanano. Ancora una volta, devono aspettare il loro turno. Per fortuna, i murichi mangiano senza troppe cautele. I frutti che scartano sono un festino per altri animali. Divorando gli avanzi, il coati contribuisce a spandere i semi, un'altra pratica che garantisce il perpetuarsi delle piante. I murichi stessi sono più che semplici consumatori delle risorse forestali. Anch'essi contribuiscono a diffondere i semi dei frutti che mangiano, assicurando la sopravvivenza dell'ecosistema di cui fanno parte. Il cebo dal ciuffo appartiene a questa comunità. Anch'esso si fa da parte quando i signori della foresta mangiano. A banchetto concluso, un murichi si pulisce i denti, rosicchiando una tenera corteccia. Benché i murichi possano considerarsi monarchi tra le scimmie, la foresta in cui vivono non appartiene a loro. Dal 1944 Feliciano Abdala, proprietario della piantagione, custodisce questa parte di foresta perché funga da zona di rifugio. Adesso, a 80 anni, il signor Feliciano è orgoglioso della decisione che ha preso. Karen Stryer è tra gli scienziati che hanno raggiunto la foresta del signor Feliciano per studiare i murichi. Sono trascorsi 4 mesi prima che i murichi abbiano consentito alla Stryer di avvicinarli. Ora, dopo molti anni di ricerche e di studi sullo stesso gruppo di murichi, è in grado di riconoscerne i membri. Per esempio, questa femmina, Nina, ha 5 anni e mezzo. La conosce da quando è nata. È giocherellona e socievole e ha sempre voglia di vedere qualcosa di nuovo. Osservare le sue interazioni tra i membri della stessa famiglia dà risultati che uno studio di 1 anno o 2 non è in grado di offrire. L'antropologo Steve Ferrari è venuto in questa foresta per studiare una scimmia ancor più sfuggente del murichi. Louis Titi ha testa gialla. Questa scimmia, lunga poco più di 20 centimetri, è più piccola di molti uccelli, come il picchio lineato, l'aracari dal collo nero,
e il jacamar dalla coda rossa, che vivono al suo fianco nella foresta. Gli uistiti sono caratteristici per il fatto che si nutrono di un alimento d'eccezione, la linfa e la resina prodotte dagli alberi tropicali. Per estrarre questo alimento ricco di zuccheri, le scimmie hanno sviluppato denti speciali, fatti apposta per intaccare la corteccia ed estrarre la resina. Le scimmie gradiscono molto la resina e la difendono gelosamente. Sempre agitate e allerta, queste minuscole scimmie vivono in costante pericolo. La civetta pigmea potrebbe catturare un piccolo appena nato. Ma Littinia plumbea costituisce una preoccupazione molto più grave. I versi delle scimmie, simili a quelli di uccelli, avvertono il gruppo di mettersi al riparo. Per fortuna l'intricato labirinto degli alberi offre nascondigli ideali. A differenza dei murichi, gli uistiti fanno frequenti scorrerie a terra. Qui vanno a caccia di insetti, una componente importante della loro dieta. Per catturare la preda, i cacciatori devono essere rapidi. Gli insetti sono per gli uistiti una preziosa fonte di proteine. Fanno da supplemento ai carboidrati che ricavano dalla resina. Nella ricerca di cibo, le scimmie si arrischiano ai limiti estremi della loro foresta. Qui, dove gli alberi si fanno più radi, le attendono nuovi pericoli. Sia per terra che per via aerea, è una traversata rischiosa. Simili a scoiattoli e delle loro dimensioni, gli uistiti sono ottimi saltatori e abili cacciatori. Questi striduli versi sono emessi alla vista del cibo. Le rane sono difficili da catturare e sono pertanto una squisitezza rara per le scimmie. Vi è un'accesa competizione per impossessarsi della preda. Ma nella società degli uistiti, una gerarchia stabilisce chi deve mangiare per primo e chi deve attendere. In queste giornate secche di fine settembre, le scimmie ricercano serbatoi naturali che trattengono l'acqua piovana. Il galateo degli uistiti richiede che ciascuno aspetti il proprio turno per bere. La riserva di Popo da Santas, a meno di 100 km da Rio, un tempo ospitava intricati grovigli di lussureggiante foresta. Questa incolta zona paludosa è l'ultima roccaforte selvatica del Leontocebo rosalia, una delle scimmie a più elevato rischio di estinzione al mondo e, con il suo mantello dorato, una delle più appariscenti. Per poter essere identificati, i leontocebi sono stati colorati di nero. Queste scimmie vivono qui in completa libertà, apparentemente senza subire alcun condizionamento dalla prossimità della civilizzazione.
A ottobre i leontocedi hanno cuccioli appena nati. Lunga appena 25 centimetri e del peso di mezzo chilo, la madre porta con sé i suoi piccoli, di soli 10 centimetri, ovunque vada. Per i leontocedi i parti gemellari non sono inusuali. Tra le scimmie la cura dei piccoli è un compito comune ai due genitori. In queste loro prime settimane di vita, i piccoli richiedono costante attenzione. In ogni stagione la foresta pullula di vita. Vi sono svariati seducenti abitanti, tra cui una nutrita schiera di uccelli, fiori e insetti, che si ritrovano esclusivamente nel Brasile sudorientale. Il bradipo dalla criniera è una delle più rare creature viventi. Ne esistono in libertà soltanto più alcune centinaia. Come ha fatto per il più comune bradipo tridattilo, l'evoluzione ha predisposto il bradipo dalla criniera a una vita letargica sulle cime degli alberi. Ma l'animale ha fortemente risentito della distruzione dell'habitat. A differenza dei bradipi, i leontocebi sono opportunisti. La loro dieta comprende tutta un'ampia varietà di cibi selvatici. Mangiano vogliosamente i frutti delle palme. Prediligono i frutti polposi, ma la frutta non è sufficiente per assicurare loro una dieta equilibrata. Il suolo della foresta pullula di insetti, un alimento ad elevato tenore energetico. Le bromeliacee, che crescono numerose nella foresta, offrono il migliore territorio di caccia. Le foglie di questa pianta sono serbatoi pieni di larve di insetti e costituiscono pertanto un invito continuo alle agili dita e alle sottili braccia delle scimmie. Quando non sono alla ricerca di cibo, i giovani leontocebi sembrano divertirsi moltissimo a giocare ad azzuffarsi. Raramente i partecipanti si feriscono in queste lotte che probabilmente servono soltanto come sfogo. Anche il pericolo proveniente dal cielo fa parte di questo mondo. Pur nutrendosi prevalentemente di carogne, l'avvoltoio della savana non disdegna un piccolo animale se riesce a carpirlo. Una minaccia che fa più paura è rappresentata dal boa costrittore. Benché ogni tanto un leontocebo possa finire tra le fauci del serpente, l'abilità delle scimmie in aria è tale da conferire loro un significativo vantaggio sul predatore ancorato al terreno. Scampati al pericolo, i leontocebi si accoccolano tra i rami degli alberi. Nel pulirsi a vicenda la pelliccia, consolidano i legami che tengono uniti il gruppo.
Il trasmettitore radio che questa scimmia porta consente all'ecologo James Deeds, insieme con il ricercatore brasiliano Ottavio José Narciso, di seguire il minuscolo animale fin nel cuore del labirinto verde in cui si nasconde. Grazie alle macchie di tintura con cui le scimmie sono state contrassegnate, gli scienziati sono in grado di riconoscere molti degli oltre 200 individui che vivono qui ed identificare il gruppo familiare di cui fanno parte. Affinché gli sforzi per la protezione dei leontocebi siano coronati dal successo, le scimmie devono avere posti sicuri in cui vivere. Si spera che un giorno una catena di zone protette come la riserva di Poco da Santas possa offrire rifugio sicuro non solo a questi dorati folletti delle cime degli alberi, ma anche a tutte le altre vulnerabili forme di vita della foresta atlantica brasiliana. Il mese di ottobre ha portato le prime piogge primaverili, un evento atteso da tutti gli abitanti della foresta. Nella foresta atlantica è cominciata una nuova stagione, ma sul suo futuro continua a incombere una nube. Infatti, la crescente industrializzazione con l'avanzamento di città e fabbriche ha gravemente compromesso l'estensione e la vitalità della foresta atlantica. Definita da Charles Darwin come una delle più belle foreste della Terra, come una grande serra disordinata, è ora grandemente minacciata. La sua distruzione ha raggiunto dimensioni preoccupanti. Molte specie animali sono già scomparse insieme alla foresta che abitavano. Il Brasile è una nazione cresciuta rapidamente, che ha raggiunto risultati notevoli nella sua corsa al progresso, ma è anche un paese gravato da enormi problemi di povertà e di sviluppo incontrollato. I brasiliani hanno cominciato a mostrare preoccupazione per la tutela del loro insostituibile patrimonio naturale, ma il loro impegno non è sufficiente. Oggi la funesta prospettiva dell'estinzione grava su quasi tutti gli animali che popolano la foresta atlantica. Perché la foresta e tutte le incomparabili forme di vita che essa racchiude possano sopravvivere, è necessario un vero e proprio sforzo internazionale concertato. Soltanto allora inizierà effettivamente la stagione della speranza per tutti gli animali selvatici che si aggrappano alla vita nella foresta brasiliana.